Buongiorno, Buongiorno a te. vedo che Ho detto. cerco una cosa. Ma Vai tranquilla, dicevo io. Ma magari mi sono sbagliata. è 5, no? Era le 16:45. Ma che rincoglionita, ma perché non m'hai scritto? Io ti ho scritto Ma dove? su WhatsApp. Che rincoglionimento, che rincoglionimento proprio Ma va bene furioso. così. Ah, va bene così, teniamo anche questa. Ah, Ma sì! sì. Come stai? Ma è Natale? Eh sì, vabbè, ma io ho l'albero di Natale Ci fisso credo. da 3 anni. Sì, da 3 anni ce l'ho. È stato il mio primo albero di Natale che ho fatto, ok? Perché io con le decorazioni natalizie sono un attimino come il diavolo con l'acqua santa, sono così. E allora mi sono cimentata per la prima volta, ho detto, ma quasi quasi lo tengo, così per ricordo. Poi quando Cioè, avrò voglia, forse ci manco lo faccio. copri, manco una copertina che poi a Natale, niente, direttamente così. Bene, bene, no, no, ma Già le sue. ci sono tipo dei gruppi Facebook o degli annunci verso gennaio in cui c'è gente che dice per 300 euro vengo a casa tua e ti disfo l'albero di Natale. Cioè, è un tema, come dire, è Invece un ce l'ho tema ancora lì. importante quello dell'albero di Natale. Assolutamente. Allora, siccome mi piace fare arredamento, poi all'8 di dicembre io sono già pronta in anticipo, no? Una volta tanto che sono in anticipo. Dico sempre, ho pregato tutti. Che meraviglia. Quindi glielo lascio. Sai così, ognuno ha le sue stranette. Ognuno ha le sue strane, siamo bizzarri. Senti, ma noi Poi perché da lì siamo si è. qui? Perché Perché siamo dovremmo qui oggi riuniti per celebrare? No, quella è un'altra cosa. celebrare cosa? Per lasciarti il feedback di quelle stupende giornate di formazione. Vuoi che ti faccia delle domande o vai a ruota libera? Allora, innanzitutto mi sono piaciute un sacco. A parte che lavorare con te e fare lezione con te è sempre uno stimolante, due è rinvigorente ed è rivitalizzante, no? È un po' come la scossa elettrica, wow! Quindi sono state innanzitutto strautili. Per me personalmente sono state strautili perché ho avuto modo di rimettermi a riragionare e ragionare nuovamente su determinate cose. E quindi, oltre all'argomento, anche il fatto di lavorare con te mi è stato galvanizzante. E poi sono state fonti di riflessione, molta riflessione, Ti si di sono grande sbloccati dei riflessione. ragionamenti. Sì, dei ragionamenti sì. Sono emerse alcune resistenze. Direi che quindi sono state proprio utili e produttivi. Direi che il modello di business è il fulcro. Ogni tanto mi chiedo, ma il tuo modello di business lo faresti rientrare la tal cosa? Ti va di farla rientrare oppure no? Ho capito che ci sono cose su cui che io non voglio far rientrare nel mio modello di business. È una Assolutamente. grande bussola il modello di business. È proprio una bussola, è una mappa, che ti aiuta a tenere la barra dritta. Perché Sì. poi E ci poi succedono tante cose nel business, ma anche nella vita, scelte che dobbiamo fare. E se tu non hai una mappa, una direzione, ti perdi in mille rivoli. anche la tipologia di cliente che voglio, di paziente che voglio. Ok, io li prenderei tutti, però mi rendo conto che non tutti possono essere adatti a me. Tipo quello che mi rimpalla l'appuntamento 45 volte, cioè che no, insomma. O che Sì. nello stesso giorno mi dice, sì, o che nello stesso giorno mi dice 3 volte, guarda, non posso quest'ora, la facciamo magari dopo. Una volta l'ho fatto, ho detto no, mai più. Mai più, magari mi cambi giorno, vediamo un altro giorno, su questo non transigo più.
Assolutamente, però magari se uno ha bisogno alle 8 del mattino ti dico sì, ok, va bene, perché magari va bene anche a me. Dopo il resto della giornata libera ci posso mettere dentro altre cose, fare altre cose che possono essere o di vita privata personale oppure lavorative. Però mi ha aiutato molto a fare chiarezza se Sì, voglio perché questa è la lavorare. differenza tra la flessibilità e essere invece in balia. Per Sì. dire, un mio valore è quello di mettere le persone nelle migliori condizioni per poter lavorare. Sì. Contemporaneamente c'è anche un valore che è il rispetto delle mie. Nei miei spazi, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che una volta ho fatto un intero percorso quando mi occupavo di life in realtà e non di business, l'ho anche detto in qualche Zoom, con una persona che nel corso del tempo ci siamo resi conto, era sempre in apnea, sempre in difficoltà, arrivava sempre lunga, arrivava sempre trafelata, era sempre disturbata in qualche modo. Quindi io gli ho chiesto proprio in italiano, ma già facevamo la sessione alle 9 di sera. Lei aveva viveva con la mamma che aveva bisogno di assistenza continua. Mi ricordo che l'hai raccontato questo. Lei pensava, pensando a me, che alle 9 di sera fosse già estremo, però che potesse funzionare per lei, perché mi disse io posso dedicarmi questo spazio solo quando mia mamma è a letto e dorme e quindi non fa più danni. Ed è venuto fuori che le 9 di sera non bastava perché intanto si svegliava, appariva, cioè, e lei non era tranquilla, non riusciva a immergersi. E io gli ho detto: ma quando è un orario che veramente, cioè, tua mamma, come dire, non si palesa più? E mi disse: guarda, almeno le 10. E io ricordo che feci con lei tutto il percorso alle 10 di sera, perché il mio valore era metterla nelle migliori condizioni di comodità, no, di setting, di tutto, e le 10 di sera a me personalmente non disturbava. Io sono una che va a letto molto tardi, per cui non mi sono sentita, come dire, abusata, sfruttata, devo, no, perché per me le 10 di sera è molto meglio delle 8 di mattina. E quindi, ok, 10 di sera. Per cui ti funziona molto meglio, no? Anche uscire dagli schemi. Chi l'ha detto che uno alle 18 deve smettere di lavorare, ma contemporaneamente. Se io invece amo chiudere le mie giornate alle 18 perché poi voglio andare in palestra, occuparmi dei figli, leggere, eccetera, ma va benissimo, va bene tutto. Certo. Sì. Quindi diciamo è un po' anche darsi quello che mi restituiscono spesso è anche la sorpresa, il sollievo e la liberazione che ci sia qualcuno che ti dice guarda che se non te lo dai tu te lo do io il permesso. Vuoi lavorare alle 5 di mattina, vuoi lavorare alle 4 di notte, alle Esatto, 5, fai come ti pare. esatto. Il concetto di comodità è bello. Concetto di comodità è bello perché questo grande inganno di uscire dalla zona di comfort è, secondo me, il diavolo, perché la zona di comfort è confortevole, no? Lo dice Sì. Paolo Attezza, è comoda. Ma io perché devo uscire dalla zona di comfort? Infatti un tempo l'avevo ribattezzata e parlavo invece di comfort zone, parlavo di common zone. Common è l'ovvio, il banale, la routine, il già visto. Quindi io non esco dalla zona di comfort, cerco di rendermi la vita comoda, magari esco dall'ovvio. Anche Quello sì. perché quando tu dici a una persona di non ce la inviti a non permanere nell'ovvio, si sente più stimolata, dice: ah, io non voglio essere ovvio, no? Banale, e quindi esploro. Nessuno vuole essere ovvia. Nessuno vuole essere ovvio. Invece, secondo me, tutti vogliono essere comodi. Vabbè, questa sarà una Assolutamente. restituzione sui generis, come Come spesso sempre. accade con te.
come sempre. Ne coda. Sì, ma va bene così, è una chiacchierata. Cioè, mi è stata, guarda, ho veramente ragionato tanto sul concetto di comodità e me lo sono chiesto, ma tu ti senti comoda a fare una roba del genere? Quando è che ti senti comoda? Ma io dico, ma a volte mi dico, no, così mi sento scomoda, non mi va bene. E lo restituisco anche, dico, guarda, a me piace lavorare comodamente, ma non comodamente perché sono una pigra, però mi voglio sentire a mio agio per dare il meglio, per rendere, per farti stare al meglio, in modo che vengano fuori, tutti i punti su cui vuoi andare a lavorare. Però bisogna essere comoda io per prima. Sì, che poi vorrei aggiungere qualcosa su questa faccenda della comodità, perché anche qui comodità non è necessariamente, appunto nel tuo caso tu dici pigrizia, eccetera, ma non è necessariamente stare in panciolle. Io ricordo che conobbi, quando lavoravo alla Levis, e conobbi uno, di cui non faccio il nome perché sta roba la pubblico, per cui magari... Non è caso. Non è il caso. Allora, lui era un tipo straordinario e faceva base jump, che sono quelle robe lì che ti butti invece che Sì. dall'aeroplano, ti butti dai ponti, dalle antenne, dai palazzi, da altezze molto basse e apri subito. Cioè, un paracadutino così, che è grande quanto un ombrello, un altro po', e appena stacchi, molli. Lui era particolare perché. L'avevo conosciuto perché all'epoca mi lanciavo col paracadute. Però hai fatto anche quello. Ho fatto anche quello, attaccata al maestro, non l'ho mai fatto da sola. Però, voglio dire, buttati da Chapeau, io non lo farei mai. 5.000 metri. Ma mi hai fatto attaccata all'istruttore. E vabbè, fallo tu. Punto. E lui No, era no. molto particolare perché oltre a buttarsi da queste strutture e anche da delle montagne con delle pareti belle dritte, la sua particolarità è che era un arrampicatore, quindi lui ci arrivava arrampicando, Però. mentre altri magari sulla montagna ci arrivavano dal sentiero, poi arrivavano nella montagna, oppure pa nel palazzo ci arrivavano dalle scale sul tetto, lui Certo. arrampicava qualunque cosa. E a volte Tipo si Moragno. ficcava dalla parete come un geco, non arrivava manco su. Ce ne saranno stati, forse all'epoca lui mi dice che ce n'erano due al mondo. Che cosa è successo? Che lui a un certo punto aveva una fidanzata, la fidanzata è rimasta incinta. Quindi lui ha preso atto che sarebbe diventato padre e ha deciso di fare l'ultimo lancio perché ha detto il base jump è molto rischioso, cioè muori. Per cui ha detto adesso io non rispondo più a me stesso. E al massimo alla mia fidanzata, ma rispondo potenzialmente a un figlio, quindi io non mi posso più lanciare. La sua normalità era che lui, la sua comodità era che lui tutte le mattine, perché faceva un altro mestiere, faceva un mestiere nella vita, prima di andare in ufficio, andava ad una pietra, che non nomino perché anche quella è molto riconoscibile, e si lanciava. Cioè, prima di andare in ufficio, si faceva il suo saltino col base. Si portava il suo paracadutino appunto grande come una torta, faceva il suo saltino adrenalinico e poi andava in ufficio a produrre. Quando lui ha smesso di fare questa cosa, l'ho incontrato qualche anno dopo, per lui è stato tragico, cioè ha dovuto fare un percorso psicoterapeutico, Però. forse anche di altro tipo, perché la sua zona di comfort era l'adrenalina. Beh, sì. Mancandogli tutta quella roba, lui stava scomodissimo ed è stato faticoso per lui. Ha avuto un Uno momento scompenso di, un po'. un lungo momento di scompenso. Questo per dire che la zona di comfort non è la zona del divano Ah, necessariamente, no, no. è la zona dove tu stai bene. Vuoi lavorare 18 ore al giorno? Fantastico. Vuoi lavorare 3? C'ha delle conseguenze, che con 3 non è che ti arricchisci proprio tantissimo. E per cui la zona di comfort è dove tu funzioni. Ecco, la zona di comfort è dove tu funzioni. Sì. La comodità, sentirsi comodi, sentirsi, come dire, sì, comodi e sentirsi al sicuro. Anche se magari ci sono dei momenti della vita in cui uno deve uscire dalla propria zona di comfort, perché insomma si sa, la zona di comfort non è detto che sia proprio sempre comfort positivo.
anche se magari ha caratteristiche negative, però diventano confortevoli perché tu le conosci, sai dove ti stai andando a immergere, sai dove sguazzi. Perciò io parlo di zona di common. Esci dall'ovvio, esci dal già visto, dalla routine, dal lo so fare, abbiamo sempre fatto così. Allora sì. No, quello no. E, ok, e rispetto quindi a, diciamo, alla tua attività, questa consapevolezza che hai diritto di stare comoda, in che modo pensi che abbia impattato? Beh, ho impattato parecchio perché propongo determinati orari e non ne propongo altri, ad esempio. Se talvolta magari vado fino alle 8 per andare incontro a una paziente, lo faccio volentieri, però non è la regola. Oppure se propongo le 8 del mattino oppure le 7:30 del mattino perché la paziente lavorando online dice guarda ci vediamo il sabato mattina alle 7:15, dico ok va bene, fa perché altrimenti è l'unico momento in cui io sono posso parlare tranquillamente visto che ho i familiari a letto a dormire. Va bene. Altrimenti non se ne fa di nulla perché lavoro fino a tardi, la sera, durante la settimana, l'unico momento è il sabato mattina alle 7:15. Ok, ho fatto anche quello. Ho fatto Io anche non l'avrei quello. mai fatto, 7 3 quarti, manco per andare a A sciare, vedere a Sinner, magari, forse vedere sì. Sinner, sì. Sinner, sì, vedi che Sinner, la gatta. Jovanotti e Luca Argentero anche alle 7 3 quarti, sì, benissimo. Anche alle 7:15. Sì, Ah anche sì, alle ma sei e dico va. mezza, guarda. Ma sì. Poi, per esempio, mi sento più comoda nel fare la lead. Se non la faccio un giorno, no, non ho l'ansia di dire, oddio, non ho fatto la lead. Vado, ho appena scritto un post qualche minuto fa, perché oggi scrivo niente, c'ho la compulsione a scrivere, e ho fatto proprio Dopo un vado a leggere. post in cui ho detto che io ogni tanto mi capita che non faccio la lead per anche una settimana. Sì, è capitato anche a me recentemente, non ho fatto la lead e dico ok, vabbè, la devo fare però, ma non ci sguazzo in questo non fare, ma non mi colpevolizzo neanche, perché cioè, la giornata lavorativa è sempre quella coperta lì di 8 ore. Se non ci arrivo, non è perché non so cosa fare non, per giustificazioni o per alibi, è che proprio tempo materiale non ce n'ho e mi scoccia mandare via gli inviti, non lo so, alle 23. Certo. Sì, perché ci Quindi sono delle cose che si sono inculcate nella testa delle persone che sono diventati come degli imperativi categorici kantiani, per cui se non fai la lead o non scrivi un post tutti i giorni, peste ti colga. Certo, ha delle conseguenze, non fai la lead per 3 mesi, non scrivi per 3 mesi, no, indovina cosa quello succede. no. Il profilo si ferma. Ops. Tutto ha una conseguenza, Per però 3 mesi no, per 3 mesi no. 3 mesi no, perché si va sempre per iperboli, no? E Sì. tutto ha una conseguenza, però diciamo che hai la libertà di scegliere consapevolmente con quelle che possono essere le conseguenze che decidi di poter accettare. Tra le conseguenze di non fare la lead un giorno o una settimana e la conseguenza di magari farla male, magari innervosirti, magari poi fai la lead, ma non lo so, ci metti un'ora anziché 20 minuti e nel frattempo non riesci a scrivere un post perché la lead ha fatto venire i nervi. Ecco, cose così. Sì, quello sì. Anche perché la lead poi, come dicevi tu, è prendersi cura, no? Prendersi cura delle persone che ti rispondono, che accettano. È anche quel prendersi cura. Quindi per me la lead a volte dura più di 20 minuti. Sì, ok, posso mandare in 20 minuti le richieste, le classiche 20 richieste, supponiamo, a settimana la faccio tutti i giorni, faccio 20 richieste a settimana, fino al venerdì. Magari in un giorno mi dura un po' di più la lead, perché sì, ok, invio le richieste, ma questo dura 20 minuti di per sé. Poi dopo ci sta il rispondere alle persone, ok?
Per cui è un rispondere diverso, cioè cercare di personalizzare la risposta, il ringraziamento per il contatto avvenuto. Sì, io per esempio non mi metto mai in contatto con le persone, raramente mi metto in contatto con le persone, in realtà mi capita, quindi faccio la lead, quando accettano non le contatto. Mi capita quando c'è proprio un profilo che mi rapisce, cioè che dico cavolo, quanto veramente ti vorrei tra i miei contatti. Mi è successo recentemente con una persona che poi è entrata nel gruppo dei professionisti del cambiamento fuori dagli schemi e gli ho proprio scritto, gli ho detto, guarda, io di solito non scrivo mai, ma tu fai una roba talmente meravigliosa che io spero, spero proprio che tu accetti di entrare nei miei contatti perché mi piacerebbe proprio non perderti di vista. Ecco. Ma su Però la... LinkedIn è richiesto. Su Ripeti, LinkedIn è scusami. richiesto. Su LinkedIn è richiesto. Ah, già, su LinkedIn sì, assolutamente no, perché io in realtà sguazzo su Facebook. No, su Facebook no, quando la faccio su Facebook neanch'io. Cioè, però su LinkedIn sì, perché ti ringrazio, il professionista ti ringrazia, quindi a tua volta non puoi non rispondere. Certo. Non è adeguato non rispondere, No, non è secondo me. adeguato, ma poi ne parlavamo appunto nei 5 giorni di corso. E uno dei fulcri è proprio il fatto di prendersi cura. Noi dobbiamo prenderci cura. E prendersi cura non significa necessariamente dedicare tanto tempo, ma proprio riconoscere l'altro. Facevo un esempio, adesso io sto facendo, oggi proprio sto facendo una ricognizione delle persone a cui ho chiesto una restituzione per questo corso e molte me l'hanno mandata e alcuni invece no. Siccome ho scritto per mail e le mail non sempre tutti le leggono, finiscono in spam, eccetera, e allora ho mandato dei messaggi privati per dire ti ho mandato una mail il 29 aprile, l'hai letta. Ecco, il prendersi cura è anche dire guarda, l'ho letta, ma in questo momento non posso occuparmene. Non è che tu per prenderti cura di un altro devi necessariamente fare quello che ti chiede, ma magari non lasciarlo appeso. Quindi semplicemente guarda, l'ho ricevuta, ok per me, non in questo momento. Mi rifaccio viva e poi ti devi rifare vivo veramente perché sennò è bugia. Perché questo è, a me succede anche quando mi arrivano magari dei WhatsApp, adesso con questi sistemi, no? Una volta, io sono del 69, io mandavo le lettere. Mandavo e ricevevo le lettere e quando lavoravo io mandavo i fax e i corrieri, ok? Non c'era la posta elettronica. Per cui, col fatto che una mail o un messaggio WhatsApp o quello che è, adesso c'è di tutto, Telegram, arriva in un secondo, c'è nella testa di chi lo ha inviato l'idea che debba essere assolto in un secondo il compito o la richiesta. No, è arrivato in un secondo, ma magari dall'altra parte quell'altro c'ha da fare. Allora io cosa faccio? Certo. Ricevo una mail, un messaggio, una qualunque cosa. Se lo leggo, che l'altra persona se ne accorga o meno, quindi la mail non se ne accorge, WhatsApp sì, io comunque rispondo una roba del tipo ricevuto. Sì. Così un pezzo è fatto, cioè tu sai che io ne ho preso atto. A volte rispondo invece ricevuto e rispondo proprio, a volte rispondo ricevuto, ti rispondo nei prossimi giorni o ti rispondo appena posso. Oppure mi mandano, ecco, ieri mi è successo, mi mandano una restituzione video e io dico appena rientro la guardo. Perché lì non la voglio guardare in quel momento, perché non posso o non ho voglia. Però quell'altro ti ha mandato una cosa, è stato carino, gli hai chiesto una restituzione, te l'ha mandata e tu lo lasci così appeso? No. E questo fa molto, indica anche
tipo di professionista sei, come tu sei poi willing, come si dice, desideroso di seguire le persone che lavorano con te. Certo. Le persone che lavorano con te sapranno che se ti devono contattare, tu gli risponderai, che non è scontato. No. Infatti anche nella vita privata nelle relazioni, quindi personali, ho adottato questo sistema, il prendersi cura, ho ragionato di più sul prendersi cura, sul chiudere i cerchi e su evitare di fare l'appeso, che io personalmente odio e detesto fare l'appeso, quando mi lasciano così divento matta, non sopporto, personalmente non lo tollero e quindi lo uso sia da un punto di vista lavorativo ma anche privato. Maggiormente, soprattutto ancora di più ora. Sì. Ma sì, perché poi noi siamo professionisti, ma siamo anche persone, no? Qui non è che, come dire, il nostro, tutto quello che accade nella nostra vita, diciamo privata, comunque impatta sul lavoro. Assolutamente, ma sì, è così, non è che ci sono compartimenti stagni. Per cui è importante anche organizzarsi le modalità e le relazioni nella vita privata in modo poi da avere un impatto positivo, perlomeno non negativo, nella È sfera vero. professionale. Sì. Vabbè, Sono d'accordo, sì. e quindi niente, sti 5 giorni, a parte prendersi cura, cosa hai imparato? Beh, innanzitutto mi è stato posto il prendersi cura, la lì del non sentirmi in colpa se non riesco a farla e magari recuperare dopo, il raffinare il modello di business, capire un po' di più fino a che punto mi posso spingere, quanto mi sento comoda e scomoda e elicitare e dichiarare se mi sento comoda o scomoda, che Questo è non è poco, e vuol importantissimo, dire darsi un permesso. darsi un E permesso. dichiarare proprio, mi piace sentirmi comoda, voglio lavorare in comodità, ma non, come diceva prima, in pigrizia, in panciolle, non fare fatica, no, voglio sentirmi comoda in modo da potermi esporre. E quindi, oppure dire, guarda, ti devo dire una cosa scomoda, che mi fa stare scomoda ma mi espongo. Cioè, Questa è un'ottima cosa, sì. riconoscere, no? Darsi il permesso di riconoscere anche determinati stati d'animo proprio personali, soprattutto questo a livello privato anche. E poi la faccenda dei contenuti, ragionare anche la riconducibilità. Mi ricordo che una mattina mi sono svegliata, dicevo, la riconducibilità, devo ricondurre questa faccenda a tutto quello, al mio piano, a tutto l'argomento su cui io sto lavorando. E infatti, cioè, non a caso, tra un po' uscirà il post sulle vertigini, perché per non so quanto tempo sono stata costretta a passare dalla scala antincendio per andare a lavorare, cosa che io soffro di vertigini, panico. Oh, alla fine, se, o volevo volare o non ci andavo, ho dovuto fare i conti con le vertigini, quindi siccome sono un po' acrofobica, così, insomma, l'ho ricondotto, dico, come posso fare a ricondurre, ad utilizzare questa cosa personalmente? Ah, sì, bene, ok. E quindi la Il concetto di riconducibilità. ricondurre che abbiamo visto nel corso è un concetto che in realtà non ho visto da nessun'altra parte, almeno espresso in questa maniera, però è fondamentale per dare uno un senso alle cose che scrivi e due per non rimanere mai a corto di idee, perché tu riconduci. Cioè, io posso ricondurre anche il mio gatto sul letto, eh. Io Sì, ne sì. riconduco tutto, cioè tutto quello che mi succede può diventare un post. E poi aiuti, questa è la parte proprio più importante, le persone a entrare in quello che tu vuoi dire. Noi dobbiamo sempre pensare di ricondurre una cosa che vogliamo dire, alla cosa principale che noi andiamo dicendo. C'è una cosa principale che noi andiamo dicendo, no? Tu aiuti le persone a liberarsi dall'ansia che le inchioda sul pavimento, tu
va sempre ricondotto a quella roba lì. Perché se no uno che Yes. ti legge non capisce niente. Perché questa mi parla del suo gatto? Perché mi parla delle scale antincendio? Perché mi parla del fatto che ha chiesto una pizza? Avevo fatto un post di quando ero andata a comprare una pizzetta qua in una pizzeria Sì. che era molto buona. Dice: signora, gliela piego? E io: sì, grazie. Gliela metto su un vassoio? No, grazie. Ho pubblicato la foto di sta pizza aperta sul vassoio. Ah sì, l'ho vista, l'ho vista. Ma perché me lo chiedi? Perché una volta che me l'hai chiesto non mi ascolti? Ora, la pizza chi se ne frega, no? Intanto io mi sono messa lì sul tavolino, me la sono piegata io, avevo risolto. Però se non è una pizza, ma è una sessione con te, perché mi chiedi le robe e poi non mi ascolti? Anche nella formazione, perché mi chiedi quali sono i miei blocchi e poi sostanzialmente mi dai quello che vuoi tu? Tu mi devi dare quello che voglio io, non quello che vuoi tu, no, o meglio, mi devi dare quello che serve a me nel modo in cui serve a me. Ah sì. Magari io il vassoio non lo voglio perché non ci sono i tavolini fuori, non so dove ficcarlo. Cosa me ne faccio di sto vassoio? Mi occupo No. di una mano. Per cui sì, la riconducibilità è credo che sia la chiave dei contenuti. E vabbè, chi ha partecipato al corso ha capito meglio di cosa stiamo parlando e niente. Gli altri Tanta magari roba, chiederanno. Tanta roba, sì, sono contenta che ti sia moltissimo. piaciuto e Poi te l'ho detto, mi servito. piace lavorare con te perché comunque è proprio stimolante. Siccome hai questa capacità di metterti nei panni dell'altro, che è molto, molto spiccata, quindi riesci esattamente a far capire. Ok, a far Me lo capire dove andare a dicono, parare. me lo dicono. La cosa curiosa è che io pensavo che questa roba potesse funzionare solo uno a uno, dove ovviamente funziona 10.000, ho avuto riscontro proprio dalle restituzioni che mi stanno facendo, che questa capacità, diciamo, funziona anche in gruppo. Cioè, nonostante io Potente. abbia davanti il corso, ci saranno state, vabbè, iscritte una sessantina, poco più di 60, presenti, a volte 50, a volte 30, comunque tanta gente presente, no? E riuscire ad arrivare a far capire una cosa a 30-50 persone che sono tutte diverse, con situazioni appunto di partenza diverse, dinamiche diverse, non è così scontato No. e quindi sono molto contenta. No, no, no. Poi c'ho gli appunti qua sotto, devo dire che li guardo sempre, quindi il dare continuità. Sono stati 5 giorni estremamente utili, estremamente polposi, io Polposi, direi. mi piace moltissimo. Polposi, mi viene in mente il pesce polposo del Signore degli Anelli. Polposo mi piace da morire. Anzi, mi andrò a cercare la foto del pesce polposo. Il pesce polposo, sì, è proprio un pesce polposo. E tutte le volte che li guardo e li riguardo, ci trovo sempre qualcosa di diverso. Com'è? Quando li rifai? Allora, dunque, in realtà l'idea che ho già pubblicato è quella di farne di quello che ho già fatto, di questi 5 giorni che ho fatto, di farne un videocorso. E quindi, per chi non ha partecipato, c'è la possibilità di acquistare questo videocorso. E poi sicuramente in autunno potrei fare un'altra, diciamo, un'altra puntata di queste, magari su altri, entrando in altri argomenti.
Sì. per non rifare. Perché per chi ci sta ascoltando, che noi siamo partiti così funky, Molto questa è una funky oggi. restituzione che Anita Alberti, psicologa, psicoterapeuta in formazione che si occupa di gente anziata, anziatissima, sta facendo rispetto alla sua partecipazione al corso Le 5 leve, i 5 fulcri di un'attività che funziona. E in questi 5 giorni, che in realtà non sono 5 giorni, sono sempre che vi ho sequestrato, sono stati, diciamo, un'ora ogni giorno, però Sì, bella esatto. densa, perché mi sono arrivate restituzioni in cui mi hanno detto: in un'ora non si capisce come cavolo hai fatto a È passarci vero. questa roba in un'ora. Abbiamo affrontato quali sono appunto le 5 leve e i 5 fulcri che dobbiamo sistemare e tenere sempre bene a mente per far funzionare la nostra attività. Esattamente nell'ordine in cui li abbiamo affrontati. Perché se Che noi parti siamo dal stati così. settimo e non hai fatto il primo, non funziona. E il primo, Modello di business. spoiler, non è la nicchia, ma No. il modello di business. E son partita da quello. Hai fatto bene. No, perché se uno comincia. Perché sì, c'è gente che ha cominciato a scrivere contenuti, ma quanti? Ma me compresa in passato. Anch'io. Mi hanno detto: no, scrivi, 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 devi scrivere contenuti, ma la nicchia non era ancora Eh sì, definita. definitissima. Come fai a scrivere contenuti? Oppure non avevo il percorso. Io come faccio a scrivere dei contenuti se non ho stabilito come faccio a far passare le persone da A a B? Che È vero. scrivo? Sì, Boh. divulgazione. Per cui sì, un pezzetto alla volta esattamente in quest'ordine. E poi la di divulgazione ce n'è diversa in giro, ce n'è tanta. Questo l'ho riscontrato. Secondo me ci sono, è molto meno il restituire i risultati dei pazienti, che i pazienti ottengono. N'è di meno? Sì, Sì, secondo me sì. lì c'è proprio anche un tema che in certi albi, in certe regioni, c'è un Sì, non dico codice. di andare nello specifico, sì, l'albo poi dice delle cose particolari, precise su questo, però comunque sia riuscire a raccontare, camuffando, nascondendo, ovvio, l'identità della persona e non, cercando di non essere troppo specifici, però è anche bello riuscire a celebrare il risultato. Ovviamente chiedendo il permesso al paziente di Assolutamente, poter. assolutamente. Ma poi effettivamente celebrare, ma anche proprio illustrare o descrivere il risultato è proprio il modo per far capire a chi ti legge che c'è una soluzione. Sì. Quindi a parte che è, come dire, speranzifero, portatore di Sì. speranza, questa roba, ma poi mette le persone nelle condizioni di appunto rivolgersi a te. Perché anche questa roba di: ah, ma io scrivo, però io non voglio vendermi perché allora, stiamo facendo una specie di restituzione mista Zoom. Ma sì, bella così, diciamo. Se tu pensi che scrivendo un post lo stai facendo per promuoverti e quindi ti senti un venditore di materassi, e ovviamente quella roba non arriverà. Ma quando tu scrivi di un risultato o di un tuo intervento o di un tuo modo di vedere una determinata cosa, non è che stai cercando di farti comprare da qualcuno. Stai dando la possibilità a una persona di rendersi conto che una soluzione c'è. Sì. By the way, quella soluzione sei tu. Se uno riuscisse a fare finta che non sta parlando di sé, ma sta parlando di uno a cui si è rivolto, fai conto che tu sei professionista,
Quindi non parli di te, dei tuoi clienti, Vero. pazienti, allievi, ma stai parlando di una roba che hai visto in prima persona, e che non hai, diciamo, fatto tu, ma che ha fatto qualcun altro. Come ne parleresti? Beh, sicuramente. Serenamente, in leggerezza, senza sentire che ti autocelebri, che ti vuoi vendere. E per cui ecco un trucco, lo dico agli ascoltatori, un trucco potrei, non ci avevo mai pensato, proprio quello di provare a pensare che non stai parlando di te, ma stai parlando di un tuo collega o di un tuo amico bravissimo. Ecco, quel tuo amico sei tu. È vero. Ok, senti, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Perché noi potremmo andare avanti per delle Sì. giornate intere, no? Fino al Sì. 27. Così a braccio proprio, senza Ma neanche il calavaccio, niente, proprio noi. Direi che a chi lo consigliamo questo corso? tutti. Tutti. Tu hai un negozio di cover per cellulari? Lo devi chiamare. Potrebbe essere anche per un negoziante che ha la cover di cellulare, deve vendere le cover dei cellulari, ha bisogno di magari al cliente un attimino più esigente, potrebbe andare bene, no, a parte gli scherzi, ma tutti i professionisti del cambiamento, possono essere operatori olistici come coach, come psicoterapeuti, psicologi, counselor, eccetera. E secondo te in quale fase del loro business? Cioè quando escono dalla scuola, quando già hanno, anche se hanno già fatto delle cose, secondo te per tutti, tu che l'hai vissuto come, che hai anche fatto altre formazioni, Sì. tu l'hai vissuto come utente, secondo te è una roba che va bene in qualunque fase del business? Tu, per esempio, l'hai fatto che avevi già fatto delle formazioni Sì, avevo fatto altre formazioni. anche importanti. Ti è servito comunque? Mi è servito di più. Ti è servito di più. Quindi va Sì. bene. E secondo te va bene per uno invece che è uscito dalla scuola di coaching oppure che ha appena finito di formarsi come psicologo o psicoterapeuta, quello che è, e si deve mettere sul mercato, si affaccia sul mercato. Sì, allora, considera che la scuola di coaching a volte dura 3 giorni, fai un po' fatica. Potrebbe essere utile. La scuola di psicoterapia ti dura 3-4 anni e molte volte, mentre frequenti la scuola di psicoterapia, hai già dei pazienti. Ok. Quindi è proprio diversa sia la tempistica che la modalità. Per cui sì, potrebbe essere sia l'inizio che dopo aver fatto delle altre formazioni, assolutamente. Cioè, subito. Prima lo fai, meglio è. Sì, prima Prima capisci lo certe. fai, meglio è. Sì, perché prima capisci certe cose, certe dinamiche e meno tempo sprechi. E poi se tu mi dici, ma non è uno sprecare di tempo, ma non fare esperienza, ok, va bene, però insomma, se Beh, possiamo. se possiamo evitare di buttare tempo e soldi, perché Sì, ecco, quello sì. quello che dico, che mi è capitato di dire è che quando tu fai una formazione che non va bene per te, perché io in generale parto dal presupposto che, cioè, gli incapaci manco li prendo in considerazione. No, Prendo in infatti. considerazione professionisti, non mi rivolgo ai miei, non mi riferisco in questo momento ai miei clienti, mi riferisco a persone che offrono formazione per i professionisti del cambiamento. Allora, quelli che Sì. sono dei fuffaroli manco li considero. No, beh, Però immagino. c'è un sacco di gente brava che fornisce formazione o coaching o quello che è ai professionisti del cambiamento. Il punto è che non tutte le offerte sono adatte a tutti i professionisti. Quando tu incappi nella soluzione non adatta a te, per il modo in cui è erogata, per il metodo che viene proposto, eccetera, non solo perdi anche anni, perché io so di Sì. gente che è stata 3 anni appesa a un modello, anzi a un metodo, e non solo perdi i soldi che hai pagato per quella formazione,
ma perdi anche i soldi che avresti potuto guadagnare se facendo una formazione adatta a te avessi poi messo in moto il meccanismo dei clienti. Tu mi dicevi nell'ultima restituzione che Anita ha fatto una one-on session con me, quindi ha fatto diciamo, una sessione lunga di questo disblocco, e mi dicevi nella restituzione che avevi fatto e anche nei messaggi forse che mi hai mandato, e niente, mi hanno contattato, ho venduto il percorso, ho venduto questo, ho venduto quell'altro. È vero. Perché ti sei allineata? Tu Sì. pensa quante vendite hai perso in questi, non tu, ma quante vendite uno può aver perso in 1, 2, 3 anni che sta fermo perché rimane, come dire, attaccato a un metodo che non gli funziona ed è comprensibile perché da un lato l'hai pagato, dall'altro, cioè, più tempo ci passi dentro e più fai fatica a mollarlo perché dici, cavolo. Provo ancora, no? Ho dedicato 2 anni, dai, provo ancora. Io ho una persona in particolare che mi ha, succede abbastanza, ma una collega in particolare che mi ha detto, io non riesco a mollare, anche se non funziona, perché dico, cacchio, ci ho speso dei soldi, ci ho speso del tempo, voglio sperare che invece funzioni, ma non funziona. Oh, È se non... frustrante. È frustrante e poi ti fa perdere appunto tempo, soldi e anche gioia. Sì, energie, poi sì, Energia, tutto. capisco. Capisci? E Sì, allora perché sono niente, stata va bene anch'io. per tutti, anche per chi vende le cover dei cellulari. Assolutamente per chi ha, prende, perché è un prendersi cura comunque, è comunque un ricondurre, perché insomma chi vende le cover dei cellulari dovrebbe avere una cover gradevole, quantomeno. Ricondotta. Ricondotta, No, appunto, stavo... siamo al delirio, siamo al delirio. Non so perché ho fatto Sì. l'esempio delle cover dei cellulari. Ah sì, perché lo faccio sempre quando uno dice, ah, ma che nicchia devo scegliere, larga, stretta? E io dico sempre, se vivi a Pantelleria dove ci sono 3 negozi in tutta l'isola, magari ha più senso che apri un negozio di questi Multistore. multiprodotto piuttosto che un negozio che vende solo cover di cellulari, perché... Dopo che hai venduto una cover a tutta la popolazione di Pantelleria, che fai? Che fai, come si dice a Perugia. Va bene, niente. Allora, noi vi salutiamo. Ciao. Ciao. Ma io non chiudo perché voglio chiacchierare un attimo con Anita, sapere come sta. Volentieri. E niente, grazie Anita per questa restituzione Grazie a e te. niente. Un Alla bacione. prossima a tutti voi. Ciao. Ciao.